Ecco, siamo arrivati al castello di Termoli. Adesso andremo in un'area sosta che poi dopo vediremo, che ce l'hanno, ci hanno lasciato il posto, no? Ci hanno sì, lasciato il posto tramite due. Hanno prenotato due nostri amici che poi ci raggiungeranno nel pomeriggio. Che li salutiamo, Michele e Antonella. Ciao Michele, ciao Antonella! E adesso facciamo la fila qui al casello e poi niente, e poi andiamo in quest'area sosta e niente, faremo vedere un attimo un po' com'è, perché non ci siamo andati mai. Viaggiatori, tappa all'Eurospin. Finalmente siamo arrivati a Termoli, adesso ci fermiamo qui in questo parcheggio dell'Eurospin. Abbiamo parcheggiato il nostro Gulliver, intanto Victor ha fatto i suoi bisognini, quindi sta a posto. Adesso ci siamo piazzati in questo modo, su questo parcheggio, e faremo pranzo qui. Eccoci qua, finalmente un po' di pausa. Ancora non siamo arrivati all'area sosta, però intanto ci siamo fermati sempre al solito parcheggio dell'Eurospin e ci facciamo due ravioletti giusto per fermarci lo stomaco. Perché ora solo i due. Anche perché è un paio di chili, quindi speriamo che lo stomaco ci si ferma bene. Ok, a dopo. Ciao! A questo punto, arrivato a Termoli, non abbiamo fatto a tempo arrivare, che abbiamo conosciuto questi signori marchigiani, due cani marchigiani e calcani, ecco, la signora marchigiana, quel signore là che non so se è marchigiano, montagna? Cupra Montana, perfetto. E adesso ci facciamo una gran grappa, la proviamo la grappa. Non lui però. È sterilizzato, diciamo. Quindi già fatta, non già problema. Sicura che la. No, che matto. Me la spegno, ragazzi. Io no, aspetta, non ce l'ho. Per dicerino. Allora, eccoci qua di nuovo su Tutti in Camper, cari viaggiatori. Finalmente abbiamo messo il nostro Gulliver a cuccia. Eccolo lì, questa è la zona che ci hanno dato e lì ci andranno poi i nostri amici a fianco a noi, quindi, e adesso andremo a farci una passeggiata qui al porto di Termoli e vi faremo vedere un po' com'è la situazione, come funziona. Allora, quando si entra da quella sbarra, venendo da qualsiasi parte venite, devi per un po'. L'entrata è quella, non ci sono altre entrate. Vi daranno una tessera, che è la tessera sia per uscire quando andrete via col camper, e questa tessera serve anche per i bagni e le docce. Quindi di bagno e doccia, sì. Quindi quando volete andare a fare il bagno e la doccia, là c'è il bagno e la doccia. E mettete la tessera, si apre la porta e fate quello che vi pare. Poi adesso per la spesa giornaliera ancora non lo sappiamo, quindi poi vi faremo la spesa giornaliera. Ecco qui com'è composto l'area sosta, di cui ci sono delle colonnine a corrente e ci sono, noi non ci siamo messi a corrente perché tanto siamo un giorno, massimo due, e tutto a posto così, ecco. Poi ci siamo informati per andare alle isole Tremiti, ma domani non ci si può andare perché è pienissimo. Ci hanno detto che è pienissimo, quindi non c'è posto assolutamente, e quindi aspetteremo forse lunedì. Vediamo un po' la situazione, quello che è lunedì, e per poter andare a prendere la nave e a visitare queste isole Tremiti. Allora, per quello che ci hanno detto, il biglietto è sui 40 euro a persona. E se avete gli animali, io ho un Labrador, paga sulle 18 euro? Sì.
sulle 18 euro circa. Se c'è la biglietteria. Quindi se c'è la biglietteria adesso vi facciamo vedere un attimo un po' come funziona. Qui avanti a me c'è la cassa, la direzione, però si paga sempre da dove siete entrati. Qui c'è un ristorante e qua invece ci sono i bagni, che poi entrando qui a sinistra, che adesso vi faccio vedere, qui ci sta penso il rimessaggio di tutti gli yacht, barche, chi più ne ha più ne metta. Qui ci sono le biciclette elettriche. Ecco, e qui a sinistra invece abbiamo i servizi igienici. Ecco i servizi igienici che stanno qui con la tessera. Ci abbiamo la tessera? No. Si mette la tessera qui, si apre la borsa e qui abbiamo sia i bagni, le docce e per lo scarico anche delle acque nere, cioè c'è da scaricarli dentro al cesso, in parole povere. Questa è la parte invece del molo. E adesso ci facciamo un bel giro in questo porto e facciamo tutte panoramiche. Quindi rimanete con noi, andiamo a scoprire cosa c'è qui al porto, dove l'aria sosta camper. La guardia di finanza, eccola qua, mentre qua abbiamo tutti i motociclisti. I motociclisti ci hanno seguito da stamattina e adesso abbiamo ritrovati qua. Allora, siamo arrivati qui dove c'è la barca che poi ti porterà sulle Tremiti. Qua c'è la biglietteria e vi dico che da dove abbiamo parcheggiato il camper, che si trova alla parte opposta di là, c'è tanta strada da fare. Tanta strada da fare. Quindi per chi è la prima volta come noi che è venuti qua, vi conviene portarvi, se dovete partire, mi ci hanno detto che c'era meglio portarsi il panino con l'acqua, perché là sono stancati. Adesso andiamo un attimo a vedere qui la biglietteria, vediamo un po' i costi, vediamo un po' come funziona, che ancora dobbiamo arrivare. Qui c'è un ristorante e la biglietteria dovrebbe essere qui nei pressi, che ancora non lo so. Beh, andiamo a vedere dove sta questa biglietteria. Va. Ah, dal lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 8 parte. O alle 9.35. Questi sono i ritorni, questi sono le andate, questi sono i ritorni. Ah, i ritorni. Alle 8. Che differenza c'è tra i due? 50 minuti, questo è mezzo veloce. Ah, tipo agli scafi, tipo agli scafo. E come prezzi? 44,50 a persona andata e ritorno, 27,50 andata e ritorno. Chiaramente questo ci mette di più? Sì. Ci mette? Un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto. E i cani? Si possono portare. E quanto costa il biglietto? Allora, animale domestico 12 euro andata e
ritorno. 12 euro andata e ritorno, benissimo. E poi il traghetto là lo devi prendere alle 17:20, quindi arriveresti qua alle 18. 6:30, dai. 6:30, stai qua. Thank you.
fine prendiamo due bottigliette per fare l'aperitivo con gli amici. Ecco qua. E poi abbiamo comprato anche le crocchettine per il cane, sarebbero queste, perché ce le siamo tenute 4 kg, credo che più che sufficiente. Vieni.
Ragazzi, chiudiamo qui la nostra gita a Termoli con il nostro amico Michele. Anna Antonella. Allora, da Termoli, noi camperisti e tutti in campe, è tutto a la voi. Linea alla regia. La linea alla regia. Ciao e buon pranzo a tutti. La pubblicità. E adesso manderemo la pubblicità. Ciao a tutti da Tutti in Camper. E come sempre vi ricordiamo di iscrivervi sul nostro canale. Se vi è piaciuto il video di lasciare un like, che a noi ci fa molto piacere. Non costa nulla, non costa nulla a voi, non costa nulla a noi. Quindi a sto punto vedete un po' quello che volete fare. Ok, al prossimo video. Ciao a tutti da Tutti in Camper. Ciao!